Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina da tavola con Silvia. Quest'oggi andrò a fare le fettuccine con il ragù, il mio ragù, non quello alla bolognese, non è una ricetta originale, assolutamente, lo dico subito. Ricetta della nonna. È la ricetta sì che faceva mia nonna, ma non mia nonna da parte bolognese, che era la mamma di mio papà, ma Quella la romana. mamma di mia mamma. Allora, andiamo ad iniziare. Abbiamo bisogno di odori. Quindi una cipolla, una carota, tante cose risiedono, sia quelle, le foglie fresche fresche, sia le cosce un pochino più tostarelle, diciamo quelle esterne, ok? Poi, questo è per il soffritto, ovviamente con l'olio del gruppo Caro, che non copre i sapori, ma li va ad esaltare. Ed è Questo è il nostro asso nella manica. assolutamente sì, un olio spremuto a freddo, di altissima qualità. E vi posso assicurare che io non ho trovato oli migliori. Io vi metto nell'info box tutte le informazioni, il loro sito, perché andate a vedere la qualità e quanti prodotti hanno, perché oltre all'olio ci sono olive, di tutto, cioè di tutto, a costi che sinceramente sono fattibilissimi e Assolutamente molto sì, bassi. molto bassi rispetto alla qualità che ti offrono, Esatto, e che in non è più, se poco. vi iscrivete alla loro newsletter, vi arriva anche il 15% di sconto per acquistare i loro prodotti. E se superate 49 euro, la spedizione è gratuita. Chiudi così, ragazzi, no, non lo so. Ok, comunque, dicevamo, ovviamente questi sono gli ingredienti per le fettuccine. Intanto vi vado ad elencare quali per il ragù. Sì, Dicevo, ricordiamo che gli le fettuccine, odori. non faremo vedere come si fanno le fettuccine perché il video è già uscito Sì. e ve lo metto nell'info box. Questo è il ragù e poi il piatto finito. Esatto. Allora, dicevamo, odori, olio, sale, mezzo bicchiere di vino rosso, se non l'avete va bene il bianco, anche il rosé è la stessa cosa. Un chilo circa di macinato, noi facciamo grandi quantità, ragazzi, quindi se calcolate questo è per circa 10 persone, quindi più o meno un etto di macinato a testa, ok? Due bottiglie di pomodoro, di quello buono. Questo è per il ragù. Invece per la pasta, come vi dicevo prima, 10 uova e 1 chilo di farina. Io uso quella di semola, che è fantastica. Allora, Altrimenti si possono usare anche le fettuccine che si ma comprano. certamente, è ovvio, se uno non ha tempo, già comunque Esatto. fare il ragù ti porta del tempo, ti porta via del tempo. Vado a pulire tutti gli odori, a sfilare le cosce di sedano, pulire la carota e la cipolla e ci rivediamo qua a odori tritati. Perdonami, il macinato è quello qualunque che si trova al supermercato o ci deve essere comunque una percentuale di o tipi di carne diversa. In realtà io faccio sempre quello di vitellone perché diciamo è meno forte come sapore rispetto al manzo e comunque anche meno grasso. Però la morte sua, ragazzi, la morte sua è fare metà vitellone un manzo e metà maiale. Ci vediamo dopo. Dopo. Ecco le nostre verdure triturate al minimo, indispensabile, ma voi consiglio mettetele anche intere perché sì. Allora, adesso metto un bel po' d'olio, un paio di giri. Faccio soffriggere leggermente le verdure, dopodiché andrò a mettere il macinato. Ci vediamo sui fornelli. Allora, ho messo la carne, appena il soffritto è diventato dorato, a questo punto la faccio rosolare tutta, poi andrò ad aggiungere prima il vino e lo andrò a sfumare, poi il sale, ma ci vediamo tra un attimo. Già l'odore Già promette così. è notevole. Adesso mettiamo il vino, sfumiamo un po', alziamo la fiamma. Facciamo sfumare il vino, poi aggiungeremo il sale. Quanto? Quello va a discrezione del cliente, nel senso che ognuno ha i suoi gusti. Io direi che un bel pizzicotto è più che Poi dipende sufficiente. anche da quanto ne fate, perché Esatto. un pizzicotto per due etti è troppo. Un pizzicotto, esatto, certo. Ecco, questa è la quantità giusta per noi.
è tutto relativo. Ricordatevi di assaggiare sempre. Sì, esatto. Se per caso sentite che sempre è meglio metterlo meno, mia nipote è d'accordo. Lei si diverte molto quando noi cuciniamo. Okay. E dicevo, ricordatevi che è sempre meglio metterne un pochino di meno, in maniera che così potete metterne di più, potete aggiungerne, scusate, c'è lei che mi zimpetta intorno ai piedi. A questo punto, appena abbiamo fatto asciugare un po' il vino, mettiamo il pomodoro. A fra poco. Ecco qui, abbiamo aggiunto il pomodoro. E a questo punto ho aggiunto anche un pochino d'acqua, ovviamente, perché quello che uso io è molto molto denso, quindi diciamo che 2 bottiglie di pomodoro, mezza di acqua, ok? E quanto deve stare adesso questa qui? Almeno 3 ore, quindi mettetelo su, abbassate tutta la fiamma, copritelo con il coperchio e scordatevelo qui per 3 ore. Noi vi faremo vedere di tanto in tanto come... qual è la consistenza la che deve raggiungere, la trasformazione, diciamo. Esatto, quindi ci vediamo più tardi. Siamo arrivati alla consistenza perfetta, altri 10 minuti ed è perfetto. Guardate quanto è bello denso, bello sgranato, è un vero spettacolo. Quindi adesso rimetto il coperchio e andiamo per altri 10 minuti, dopodiché è pronto. Quindi adesso mancano soltanto le fettuccine e il piatto finito. Esatto. A dopo. A dopo. Ragazzi, guardate che meraviglia. Queste sono le fettuccine fatte in casa, a tavola con Silvia. In casa là. E adesso è arrivato il pezzo grosso. Guardate, guardate che bello. Guardate. Qua. Questo è un signor ragù. A cascata proprio. Eh sì. Adesso una bella mescolata? Eh sì, prendo la forchetta un po' più grande, che ovviamente non la trovo, prendo quella normale. Che differenza c'è con il ragù alla bolognese che abbiamo già fatto? Il ragù alla bolognese dentro c'ha la pancetta, c'ha il latte. Ed è un pochino più secco, se non sbaglio. Rimane un pochino, sì, meno sugoso, sì. Perché non c'è il pomodoro, c'è la passata, non la passata, la conserva. Però questo è una meraviglia. I nostri ospiti saranno sicuramente contenti. Voglio sperare. Speriamo che sia buono, oltre che bello. Poi devo assaggiare. Poi la sfogliatina da mano è tutta un'altra cosa, non c'è niente da fare. Ragazzi, il piatto è pronto. Manca solo un altro pochino di sughetto da mettere. Sì, perché lo vedo un pochino bianco ancora. Esatto. E noi ce lo mettiamo e andiamo. Ale, a posto. Perciò noi andiamo a mangiare e ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao.